Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e nuovo volo. Ma oggi non sarà un volo con l'Autelivo, ma col Paro Tanafi. Ci troviamo ai piani dei Resinelli, in Valsassina, e ho deciso di portare il Paro Tanafi perché adesso, con tutti i vari aggiornamenti, poi farò un video al riguardo, quindi non vi sto a dire più di tanto in questo momento, sta prendendo senso anche questo drone. Io l'ho sempre criticato in tantissimi aspetti, ma la maggior parte sono stati risolti, anche quello del prezzo. Poi adesso farò un video di cui vi parlo bene, e adesso sta prendendo veramente senso anche questo Paro Tanafi. Quindi adesso ci troviamo in questa location, che vi dicevo, i piani dei Resinelli in Valsassina. Vi chiedo ancora scusa per il mio fiatone solito che ho quando vado a camminare. Quindi adesso raggiungiamo la location e facciamo questo video col Paro Tanafi, che secondo me in questo posto potrebbe dire la sua. Quindi ragazzi, seguitemi in questa camminata e poi facciamo volare il Paro Tanafi. Ragazzi, sto camminando, sto sudando, anche se ci sono solo 1-2 gradi. In più ho dimenticato a casa i guanti, quindi si stanno girando via un po' le mani, però continuiamo lo stesso e arriviamo alla location per far volare il Paro Tanafi. Oggi ho deciso di portare il Paro Tanafi, ve l'ho già detto all'inizio del video, perché poi in un video sul canale vi spiegherò cosa è cambiato per questo drone, che adesso veramente ha preso un senso in tutti i suoi, diciamo, lati negativi che aveva. Infatti oggi valuterete voi in questo video se merita o non merita come drone, e soprattutto perché l'ho sempre massacrato, e perlomeno nei suoi lati negativi, e adesso la maggior parte sono stati risolti. Ovviamente io l'ho sempre provato in questi periodi, anche se non portavo più video del Paro Tanafi, perché stavo giusto aspettando che migliorasse in tutti i suoi aspetti, o meglio, speravo che migliorasse in tutti i suoi aspetti. Adesso finalmente è arrivato il momento di poterne parlare ancora e di rivalutare le recensioni precedenti, perché comunque se un prodotto cambia e migliora va comunque ripreso in considerazione, anzi magari adesso potrebbe prendere anche tanta considerazione, secondo me, perlomeno per la mia esperienza di droni. Quindi ragazzi, seguitemi sia in questo video per valutare voi come si comporterà il Paro Tanafi nel volo, e poi continuate a seguirmi perché nei prossimi giorni farò il video dedicato, che porterò sul canale, appunto, dove parlerò nei dettagli cosa è cambiato e perché adesso ha preso senso questo Paro Tanafi. Quindi adesso, come al solito, lo so che sono ripetitivo, camminiamo. Ormai ci siamo. Oh, ragazzi, c'è qua un calzino. Cacchio, ci farà un calzino abbandonato in un sentiero di montagna? Boh, continuiamo, ma ormai ci siamo. Peccato che c'è una leggera foschia, che però non è proprio di quelle che non fanno vedere niente, però un po' di sicuro non ottimizzeranno il video. E un'altra cosa che mi spiace, perché in questa condizione sicuramente i filtri polarizzati avrebbero fatto il loro lavoro, e per la Tanafi purtroppo non ce li ho, però ci accontentiamo, dai ragazzi. Ok ragazzi, abbiamo raggiunto la location, adesso preparo tutto e decolliamo col Paro Tanafi. Stay in the moment of doubt.
When you need to remind yourself that you can feel the same. I'm not betting on a miracle to give you me peace. Ok ragazzi, anche questo video, questo volo col paro Tanafi ai piani di Resinelli è finito. Il drone si è comportato direi bene, è migliorato tanto, poi ve l'ho detto, ve ne parlerò in un video dedicato perché comunque è da rivalutare per i suoi miglioramenti che ha avuto ovviamente con tutto quello che ha lavorato Parrot per migliorarlo, e anche un discorso anche di a livello di prezzo dei vari store adesso prende senso anche in quello, poi comunque ve ne parlerò bene. Quindi ragazzi, se questo video in questo fantastico posto con un panorama meraviglioso ai piani di Resinelli in Val Sassina vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo nei prossimi video. Ciao! A miracle to give me peace.